ferito in quanto no, interchannel in prima sorrido, persona. No, sorrido, no, perché un conto è perseguire dei propri obiettivi, un conto è sono libero di farlo tranquillamente per qualsiasi sia la strategia populista, quello che è, hanno deciso di farlo lo stanno facendo. Un conto però è, come ha detto in premessa, premesso che noi non abbiamo niente contro, non facciamo un'azione contro per fare un dispetto a qualcuno, lo facciamo solo per la giustizia. Poi in realtà alla fine, la conclusione, nei titoli di coda c'era scritto bello grosso. Franco Ordine che vuole fare una domanda, poi ecco altri molto rapidamente, perché gentilmente avvocato Briamonte l'abbiamo preso nel cuore della sala. Un attimo, sentiamo, certo, tu parli per ore e quindi è giusto che possa parlare con calma l'avvocato Briamonte. Io faccio una domanda sec, che è la seguente. Cioè, scusami Franco, io credo di aver capito, siccome io sono molto tardo, quindi ci impiego più di voi, l'ho dimostrato anche stasera, che la Juventus stia dicendo, non ho avuto soddisfazione, intanto chiedo all'UEFA di muovere un po' le acque lei, di modo che la Federcalcio magari capisca, che io possa ritornare alla Federcalcio con un pronunciamento. Poi se per muovere le acque ci va di mezzo l'Inter, non è mica colpa mia, io non ce l'ho così. No, un'altra cosa, se avrai una sentenza un pronunciamento in cui viene riconosciuta per altre cose. Una lesione dei diritti della Juve, tu potrà chiedere il risarcimento del danno. Questo è l'avvocato Ielpo, caro Briamonte. Concordo assolutamente con il collega Ielpo. Sì, concordo. Fino a ieri io ero convinto che si trattasse di una semplice, anche se bella, clamorosa provocazione. E invece, a giudicare dalle reazioni del presidente Abete, che è solitamente un uomo molto pacato, che dice in maniera molto fumosa concetti non forti, invece comincio a pensare che ci sia il sospetto e la preoccupazione in via Allegri a Roma che dall'UEFA, non dico possa arrivare addirittura una sentenza, perché è arrivato l'ispettore, no, sì, ma che possa arrivare dall'UEFA una richiesta come per dire Federazione Italiana, perché non ti muovi? Che sarebbe il massimo dello sputtanamento per la federazione stessa e per i suoi protagonisti. Allora chiedo, al di là del fatto che non c'entra niente la Champions dell'Inter, chiedo, secondo l'avvocato Briamonte, quante possibilità ci sono che l'UEFA possa, diciamo, chiudere questa vicenda con un, tra virgolette, richiamo ufficiale alla Federazione Italiana? Allora, devo dirle, dottor Ordine, che mi sembra una lettura molto lucida, ed è esattamente questo l'obiettivo principale, quello che, come abbiamo usato nella nostra conferenza del 10 di agosto come metafora, i caschi blu facciano presente nell'ordinamento di riferimento che esistono delle regole democratiche da rispettare, e se non sono rispettate c'è qualcuno che viene a controllare il perché. Ora, che questo qualcuno abbia dei cosiddetti poteri autoritativi, e chiedo scusa del termine molto tecnico, cioè, come diceva il direttore Ravezzani prima, possa sospendere uno, togliergli lo stipendio, dargli una multa, cacciarlo via, questo è un argomento diverso. Il potere sostanziale sottostante all'accertamento è una cosa che andremo a chiedere all'organo giusto, senz'altro a quello che potrà fare il male giusto al soggetto che ha fatto il male. Sicuramente quello che noi abbiamo adito è un organo che ha assolutamente il potere di verificare se il male è stato fatto. Una volta che sia stato verificato, faremo uso di questa informazione nella maniera più corretta e appropriata, secondo l'ordinamento e secondo il modo che ciascuno risponda per titolo e qualità delle omissioni compiute, ecco, e dei danni provocati. Avvocato, le faccio un'ultima domanda e poi rapidissima allora a tutti. Io le faccio questa intanto. So che mi veniva da chiederle, insomma, se... seguendo il suggerimento di Abete si addivenisse a un armistizio, purché sia, in cui magari l'Inter fa un passo indietro e voi non ne fate uno avanti, però so che lei mi direbbe, non sta a me. E allora le pongo una domanda diversa, che è questa. Ricordo che il presidente Agnelli aveva detto, noi intanto chiediamo che questo scudetto non venga assegnato, poi in base a quello che verrà detto a Napoli, potremmo richiedere di avere i due scudetti indietro. Ecco, se la Federcalcio avesse
detto, bene, in relazione alle nuove intercettazioni, anche lo scudetto 2006 non è assegnato. Voi, almeno a livello sportivo, in attesa di Napoli, vi sareste fermati? Allora, direi, direttore, che obiettivamente, per essere molto chiaro, e tanto per parlare, come ha detto lei, fuori dai denti, le decisioni che sono state prese non si possono rimediare esclusivamente in una maniera semplicistica, dicendo mettiamo una X, non mettiamo una X sull'albo d'oro. Queste decisioni hanno cagionato danni che si stimano nelle centinaia di milioni, hanno generato patimenti, hanno generato alterazioni dei risultati delle stagioni successive, a parlare dell'ordinamento sportivo generale, e dunque non è dato, non è nel nostro stile e non è dato nell'ordinamento che simili comportamenti restino senza rimedio individuale di sanzione. Dunque sostanzialmente, però, se qualcuno avvocato, mi perdoni, ma non è che le sentenze che hanno condannato, che hanno provocato tutto questo, siano un'invenzione, cioè c'è qualcosa che ha portato tutto questo, quindi come si fa a dire abbiamo avuto dei danni? Avete avuto dei danni perché qualcosa c'era e qualcosa era stato scoperto, poi molto grave, gravissimo, non grave, ognuno ha la propria chiave di lettura ovviamente, 27, 28, 30, 31, diamo i numeri che vogliamo, ma non si, cioè qua si dimentica quello che era e che era accaduto. E si guarda soltanto, ho dovuto vendere i giocatori, sono finito in Serie B, ho avuto un danno. Ho avuto un danno perché c'era qualcosa che accadeva. È troppo semplicistico omettere quella... Se un reato non fosse una cosa che non doveva essere fatta. Lasciamo perdere quello che possono aver fatto gli altri, Inter compresa secondo voi. Però... Devo dire, direttore Scarpini, che questa mi sembra una lettura molto, molto giusta da porre nel dibattito, perché è una lettura che spesso troviamo diciamo sui giornali o sui nostri o quello che dicono gli oppositori di queste azioni. Ora bisogna stare molto attenti, perché non è la richiesta, diciamo, della santificazione di ciò che è capitato in una sede piuttosto che in un'altra, ma è l'accertamento, ciò che noi chiediamo, che siano state trattate in maniera uguali situazioni uguali, o se siano state trattate in maniera dissimile situazioni uguali. Se ciò è stato, lei sicuramente, direttore, conoscerà, operando nel mondo dei media, la recente sentenza che ha afflitto un gruppo quotato, infliggendo circa 500 milioni di danni per una violazione della equità di giudizio e della parità di trattamento nell'ambito di un giudizio arbitrale. Sentenze cui principi del tutto similmente possono essere trasposti nel caso di specie. Dunque, a prescindere se siano stati commessi o non commessi certi illeciti, è un principio fondamentale dell'ordinamento, se lei commette un reato, che lei venga punito allo stesso modo in cui vengo punito io se commetto il medesimo illecito. Se ciò non capita, lei ha un interesse diretto e una pretesa legalmente sostenibile nei confronti di chi ha omesso di trattare in maniera simile le situazioni simili, per chiedere un risarcimento del danno o il ripristino della situazione di correttezza. Ora, obiettivamente, in questo caso, ciò che è emerso non dalle indagini difensive che abbiamo fatto noi, che pure sono in corso in maniera molto celere e importante, ma dalle indagini che ha fatto la Procura federale presso l'ordinamento sportivo, da noi stimolata con l'esposto del 10 maggio del 2010, che violazioni degli articoli rilevanti del codice sportivo siano state compiute in maniera, secondo quanto riporta il procuratore federale, direttore, dunque non secondo il nostro apprezzamento, più grave da parte di un'altra società che non della Juventus, cui non fu mai contestata la violazione, come voi ben ricordate, e senz'altro lo ricorda il direttore Ravezzani, dell'articolo 6 del codice sportivo. State ancora indagando? Cioè, sentivo che certo. Ecco, quindi voi pensate che possono emergere ulteriori fatti nuovi? Noi stiamo indagando sulla responsabilità erariale dei soggetti che hanno assunto la decisione il 18 luglio del 2011, e dunque abbiamo assolutamente la capacità, i mezzi e la professionalità per scoprire cose che non sono ancora emerse. Ah, questo è molto interessante. Allora, guardi, le rubo un ultimo minuto, però facendo così pregherei De Carlo, Furini e Chirico di fare una considerazione unica.